Grazie a Massimiliano Santini. Ora vi portiamo a Spoleto, dove si può ripercorrere la storia del teatro lirico sperimentale in una mostra fotografica che espone gli scatti di Riccardo Spinella. Sentiamo. Una presenza discreta dietro le quinte, attenta a cogliere gli attimi e a fissarli in un racconto per immagini lungo 20 anni. Sono i 20 anni di storia del teatro lirico sperimentale di Spoleto, ricostruiti dagli scatti di Riccardo Spinella. Una mostra allestita presso l'ex Monte di Pietà, aperta fino al 18 settembre, dà il via alle celebrazioni per i 75 anni del teatro lirico sperimentale di Spoleto. Diaframma Opera, questo è il titolo della mostra fotografica, allestita dallo scenografo e regista triestino Andrea Stanisci e curata da Raffaella Clerici e Gianluca Bocchino, con la quale Riccardo Spinella testimonia le tante presenze che hanno caratterizzato l'attività ventennale dell'ente. Le celebrazioni continueranno con l'apertura al pubblico dell'archivio del Teatro Lirico Sperimentale, con una mostra dedicata a documenti, testimonianze e memorie. In programma anche un convegno dal titolo Sperimentare lo Sperimentale, domenica 5 settembre, e il concerto celebrativo al Teatro Nuovo, giovedì 9 settembre alle 20:30, diretto dal maestro Carlo Palleschi, dedicato ai cantanti solisti ex vincitori del concorso di canto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Buone ragazzi, prima fanciulle, buona parrucca, prese la barba, buona cinquegna, buon respiglietto, tutti mi chiedono.